perché Music for Pop? Molto semplicemente perché il Santo Padre, riconoscendo, diciamo così, il nostro impegno, se vuole, niente di più, ci ha invitato per un'udienza speciale che si terrà il 26 di ottobre in Sala Nervi a Roma, dove ci saremo con una parte considerevole della nostra comunità, circa 10.000 persone. E allora noi abbiamo pensato di omaggiare a nostra volta il Santo Padre con la musica, e con una musica che potesse raccontare in questo momento il bisogno di pace che avverte il mondo. Non a parole dunque, perché le parole spesso, sa, nascondono, diciamo così, le verità che dovremmo avere il coraggio di dire. La musica invece no, la musica è sempre verità, e nella musica noi rimettiamo il bisogno di pace che ha in questo momento il mondo. Stiamo parlando di un progetto che ha un valore unico, perlomeno è una delle prime esperienze che sono state fatte, quindi questo è un punto di partenza. Ma soprattutto bisogna che ragioniamo con questa ottica. Quello che noi vediamo, cioè vediamo dei ragazzi giovani con gli strumenti che suonano, che eseguono musiche, in realtà quella è solo la facciata esteriore, cioè perché noi vediamo persone che si sono concentrate, che guardano dei punti neri, pensate un po', vedono dei punti neri davanti a loro ed ogni punto nero è segnato nei neuroni nel loro cervello. Questi punti neri diventano poi dal passaggio dalla mente al gesto al corpo ed escono fuori dallo strumento. Quindi stiamo parlando di un'operazione che è sul piano neuronale è complicatissima e non ci accorgiamo di questo meccanismo, perché noi sentiamo solo, cosa ne so, Fratelli d'Italia e sentiamo Fratelli d'Italia, ma tutto il meccanismo che loro vivono è un meccanismo complesso. E soprattutto un'altra cosa molto importante sul piano educativo: questi ragazzi sono venuti da città diverse d'Italia, hanno provato i loro pezzi nella loro scuola, si incontrano qui, devono ancora affiatarsi con gli altri, ma sono persone che hanno deciso di condividere qualche cosa che è grande, perché quello che loro produrranno in questi giorni in realtà ha un valore relazionale, politico, culturale che normalmente, capito, non si trova così in giro in 5 minuti, ma anche nel mondo della politica, nel mondo, capito, della scuola è difficile trovare delle personalità che si prendono un impegno simile dalla mattina alla sera, come abbiamo visto ieri e come vedremo oggi, capito, a consumarsi ma nello stesso momento ad applaudirsi, cioè, e quindi riescono tramite la musica a gratificarsi questi ragazzi. Innanzitutto per essere venuti qua, volevo ringraziarvi perché state portando la musica, ma state portando qui a Pesto molto di più. Portate un messaggio veramente importante, un messaggio di pace, e questo per la pace veramente è un valore che è davvero senza tempo, che attraversa i secoli, attraversa i millenni, e quindi ci accompagna veramente dal nostro passato, dentro al quale siamo immersi qui a Pestum, e che ci porterà, insomma,
almeno lo spero, verso un futuro migliore. Quando i santi marceranno. Io sì, vorrei essere lì con loro. Le nostre radici sono qua, le nostre ali per il futuro siete voi, quindi sulle ali bisogna portare il grande messaggio della pace, che resta il valore più importante per l'umanità. Se non c'è pace non c'è nulla, quindi lo facciamo attraverso di voi, attraverso la musica, la portiamo al Santo Padre e meglio di questo non si poteva fare. Grazie alla Bimed e grazie a voi tutti. Music for Pop cosa significa? Anche per i ragazzi e per le danzatrici che in questo momento sono giovani danzatrici? Allora, per noi è stata una sfida perché chiaramente venendo da un liceo da Como non è stato facile coordinare la parte coreografica, ma sono state bravissime a rispettare quelle che sono state le coreografie inviate tramite video e quindi le abbiamo solamente provate ieri tutti insieme.
Il mio nome è Raffaella Vasaturo, ho 17 anni. Ho iniziato a cantare quando ero molto piccola, infatti ad oggi sono quasi 9 anni che studio canto. Io mi chiamo Pasquale Zinno, sono il clarinetto ormai da 9 anni. Mi chiamo Natalia Stracqualursi, ho 18 anni, frequento il quinto liceo musicale e suono il sassofono da circa 9 anni. Canto, poi ho 15 anni. E mi chiamo Cappadozzi. Mi chiamo Arianna Perillo, studio canto da appena sono entrata a scuola, al liceo, quindi da 4 anni. Io sono insegnante di percussioni, quindi un percussionista. Canto. Io sono cantante e insegno canto nel liceo musicale Don Milani di Acquaviva delle Fonti. Violino e viola. Flauto traverso e ottavino. Io ne suono diversi veramente, il pianoforte, il violoncello, il trombone, ma nel liceo insegno delle materie teoriche fondamentalmente. Se dico Papa Francesco, in una parola, che cosa ti viene in mente? Pace. Lo ringrazierei per tutto quello che ha fatto fino ad ora e spero continuerà a fare sicuramente. Che è un grande lavoratore. Pace. Unione. Grazie. Coesione. Grazie. Semplicemente salute. Giustizia. Grazie. Tutto quanto. Tutta la fede che ci dà. Amore. Bontà. Coerenza. Grazie. Pace. Mediatore di giustizia e carità. La pace. Gioia. Amorevole. Accoglienza. Felicità. Grazie. Dolce. Solidale. Gentilezza. Comprensivo. Pace. Cultura. Beh, sicuramente guida. Nobile. Non so, maestoso. Una persona che mi trasmette molta sicurezza. Una persona, un uomo molto amorevole. Fiducia. Altruismo. Che possa veramente intercedere affinché la guerra finisca, perché vorremmo un po' di tranquillità tutti, insomma. Grazie. Accoglienza. Pace. La bontà. Amore. Sicuramente tenerezza. Il Papa veramente dei poveri. È umano. Fratellanza. Missione. Una grande apertura. Pace. Grazie. Dolcezza. Sta proprio come un papa, anzi meglio santità, perché lui gira, gira e qualche volta da scobà. Io viceversa sgobbo solamente se me va, perché c'ho niente da fa'.